la parola. Grazie. Anch'io sono tanto emozionata. L'evento di stamattina veramente ci ha veramente toccato nel profondo. Toccato nel profondo perché, e ancora una volta ringrazio le amiche in fondo per tutto l'entusiasmo che ci hanno messo dentro. Io mi sento stamattina di aver ricevuto un bellissimo regalo, perché sono loro che mi fanno tornare a casa arricchita, arricchita di un qualcosa che mi porterò dentro per tantissimo tempo. Quindi io, amiche lì in fondo, vi ringrazio tantissimo a nome della mia associazione. Contro la violenza di genere, snoccioliamo due dati perché anche quelli sono importanti, entriamo un po' nel vivo della situazione. Gli ultimi dati Istat che si concludono con il 2015 ci raccontano di note positive e note negative. Sembra che la violenza di genere sia leggermente diminuita, mentre è aumentata la pesantezza del reato, quindi c'è una maggiore violenza per quanto riguarda i reati di stupro. Intanto però i dati che cosa ci raccontano? Ci raccontano che quasi 7 milioni di donne ancora oggi subiscono violenza di genere, quindi noi stiamo parlando di una donna su tre che è vittima dei tre tipi di violenza che noi conosciamo: violenza fisica, violenza psicologica, violenza sessuale. Siccome oggi noi abbiamo dato voce alle invisibili, volevo parlarvi in modo particolare di quella che è la violenza psicologica, la più subdola. Lo dicevamo all'inizio, lo diceva anche la nostra direttrice, lo diceva il vicario, è la più subdola perché? Intanto perché non si vede un occhio pesto, un ematoma, un livido, lo riconosciamo subito, e attraverso quel riconoscimento di quella sintomatologia fisica che appare ai nostri occhi, potremmo, dico potremmo perché non sempre avviene, dare una mano. La violenza psicologica è subdola perché non si vede, perché se la vive la donna nel suo interno, e raramente questa traspare fuori perché è un lungo percorso di annientamento da parte di un uomo violento. Quando accade un turpe omicidio, noi studiosi e non solo, anche se ci trasferiamo dall'altra parte come lettori, come ascoltatori, ci facciamo una serie di domande. Ma ci potevamo rendere conto di qualcosa? Ci sono stati dei segnali che non abbiamo colto? E queste sono le stesse domande che si fanno all'interno delle famiglie, no? I genitori, i fratelli, gli amici. Lo abbiamo visto anche raccontato nelle storie delle nostre amiche. Purtroppo con la violenza psicologica accorgersi di ciò è molto difficile perché, dicevo prima, è un lento percorso di tortura psicologica che porta all'annientamento della dignità umana. Si lavora molto sulla stima, eliminandola, estirpandola, quasi come se si arrivasse alla fine ad una donna che interpreta una sorta di bambola di pezza. Infatti una metafora visiva che serve molto per renderci conto di quello che è la violenza psicologica è una donna accartocciata su se stessa, una donna che non ha più fiato, una donna a cui gli hanno messo un tappo in bocca. Però quello che noi possiamo fare, quello che fa la mia associazione, che si occupa in modo prevalente di prevenzione, è di studiare quelli che sono i fenomeni legati a questa violenza psicologica. Per cui, e lo diceva anche il vicario, ne aggiungo delle altre, quando si parla di violenza psicologica, si parla di violenza psicologica quando una donna è costretta a tacere, quando un uomo le chiede di cambiare, ma di cambiare anche esteticamente, cambiare colore di capelli, cambiare abiti, quando un uomo chiede ad una donna di allontanarsi dalla famiglia, quindi di isolarla, quando un uomo ancora deride la propria compagna, la propria moglie, chiedendole davanti agli altri, davanti agli stessi figli, davanti agli amici, quando un
uomo comincia a seguire quella donna, quando le chiede di lasciare il lavoro e di chiudersi tra le mura di casa, quando in continuazione lavora, come dicevo prima, sulla stima di questa donna, sulla fiducia, dicendole in continuazione che non vale niente come madre, che non vale niente come donna, che non vale niente come compagna. Queste sono tutte cose che pian pianino nel tempo vanno come un bisturi a tagliuzzare l'animo della persona. Poi, dopo tutta questa serie di manifestazioni, si arriva all'escalation, no? E quindi c'è una forma che è quella più subdola ancora, il carnefice diventa un vero e proprio stalker e gioca anche sui sensi di colpa, per cui comincia a dire io ti uccido, o ancor peggio, se tu mi lasci io mi uccido, per cui quella donna rimarrà lì inerme, passiva, a viversi addosso tutta questa sofferenza, e raramente questa sofferenza viene vista dagli altri o comunque percepita. Sempre i dati Istat ci raccontano che la stragrande maggioranza delle donne che hanno subito un femminicidio nell'arco della loro vita, e parliamo insomma nell'ultimo anno di circa 330 donne, la fetta più grossa è data da donne che hanno chiesto la separazione o da donne che erano in procinto di farlo. Quindi vediamo come l'aspetto abbandonico viene vissuto dall'uomo, dal maschio, in modo così cruento. Che cosa fare? Che cosa possiamo fare? Intanto è importante che noi, come diceva prima anche l'amico Marco Proietti Mancini, l'importante è ascoltare le storie degli altri, e qui poi mi riallaccio ad un discorso che secondo me è a 360 gradi. Forse il grosso problema di oggi è che noi abbiamo paura del diverso da noi, abbiamo paura anche di contattare la sofferenza, no? Gli ultimi fatti che sono avvenuti ci parlano di persone, non so se avete notato anche voi, i social network, internet è diventata una cassa di risonanza, no? Per cui insomma sembra quasi che ci sia in giro una forma di nutrimento legato alla rabbia, al risentimento, e si mescono tante cose, no, che poi entrano in gioco, per cui questa rabbia poi ci porta ad allontanarci dalla sofferenza, perché viviamo già la nostra interna. Che cosa possiamo fare? Possiamo portare in giro, chiedere ospitalità, come abbiamo fatto alla nostra cara direttrice che ci ha aperto le porte del carcere, parlare in continuazione. I dati Istat ci raccontano che i femminicidi sono diminuiti anche perché c'è stata questa maggiore consapevolezza che viene da tutte le donne qui presenti, dagli uomini che hanno avuto il coraggio di sedersi oggi e di lottare a fianco a noi. E io lo dicevo prima, la nostra associazione ha una modalità di pensiero che forse è un po' diversa dagli altri, nel senso che c'è il massimo rispetto per l'operato altrui, ma noi non vogliamo fare una guerra di generi, a noi non ci interessa descrivere e classificare come l'unico problema il maschio assassino, no, noi lavoriamo per il recupero delle relazioni, noi lavoriamo per la cooperazione, noi lavoriamo per le relazioni, ed è per questo che ci interessa fare rete e quindi girare l'Italia per portare ciò. Quindi il problema del femminicidio, dello stalking, è un problema, come si diceva prima, legato alla cultura, ed è per questo che noi abbiamo presentato da poco un report, abbiamo fatto una ricerca bellissima portata in tutta Italia, in 10 regioni italiane, con una comparazione con la Francia, per studiare proprio gli stereotipi adolescenziali legati alla costellazione maschile e femminile. I dati che sono emessi dal nostro report sono preoccupanti. Qualcuno prima diceva puntiamo ai giovani, sono loro il nostro futuro. E purtroppo i giovani che hanno risposto ai nostri 4.000 questionari che abbiamo portato nelle scuole italiane parlano ancora di stereotipi legati all'immagine femminile. Quindi dobbiamo ancora rimboccarci le maniche, dobbiamo ancora provare, e ripesco il titolo del nostro progetto che è Rieduchiamo la cultura dalla scuola alla vita. Dobbiamo insistere e dobbiamo essere di esempio ai nostri figli. Molto spesso accade nelle famiglie, quindi io mi rivolgo alle mamme, mi rivolgo alle insegnanti, siamo anche noi che possiamo cambiare questo modo di fare, che possiamo cambiare
queste idee arcaiche, non sempre felici, che abbiamo e che ci sono state tramandate dalle nostre mamme. Purtroppo gli stereotipi ce li abbiamo tutti, no? E se anche noi lavoriamo su questi nostri stereotipi interni e magari all'interno delle case, anche quando facciamo differenza tra i figli maschi e femmine, no? Possiamo aiutare a risolvere la problematica. Io mi fermo qui e lascio la parola ai miei amici relatori. Grazie Virginia, quindi sì, il nostro messaggio, no? Alle mamme, ai papà, alle insegnanti e agli insegnanti. Dunque ascoltiamo adesso con piacere e diamo la parola a Leo Veneduci, segretario generale, organizzazione sindacale autonoma, Polizia Penitenziaria. Prego. Grazie. Allora io ovviamente avevo preparato una corposa relazione della quale vi diciamo ci risparmio, vi risparmio, perché poi mentre ascoltavo e soprattutto guardavo quello che loro hanno fatto, grazie, mi è venuta in mente una piccola storia. Io avevo inteso questa mia presenza, tra l'altro ringrazio l'Associazione Medio Violenza Infinita, ringrazio Stella Scialpi, ringrazio tutti voi, perché io sono segretario generale di un sindacato, che è un sindacato di Polizia Penitenziaria, e siamo abituati ad essere concreti, pratici, dobbiamo esserlo, perché la realtà che noi viviamo all'interno delle carceri è ancora, noi come poliziotti penitenziari, è ancora ai primordi di un minimo discorso di civiltà, quindi normalmente ci dobbiamo occupare di rivendicare i diritti minimi, di contratto, di rispetto di tutte le regole, che poi non molte tra l'altro sono sancite e che è difficile ottenere. Tra l'altro a volte l'amministrazione che ci gestisce è valida interlocutrice. Qui a Pozzuoli ne abbiamo un esempio, ma poi non è sempre così, non è così a livello centrale, la politica è carente rispetto a certi problemi, ai problemi del carcere. Ma non vi dico niente di nuovo. Oggi, facendo una battuta in un'intervista rilasciata questa mattina, dicevo, ma fortunatamente oggi di contratto non mi devo occupare perché Renzi ci dà 80 euro a testa, e quindi almeno questo problema per il momento, quindi possiamo occuparci anche d'altro. Ma nel voler ringraziare l'associazione, la direzione e tutti gli altri, ringraziamo anche perché ci aiuta a superare quel dualismo, quella imperfetto che invece la realtà ci obbliga a mantenere fermo, che è quello tra custoditi e custodi. Peraltro c'è una legge che non ha, se non fosse altro ci obbliga ad essere. Dicevo, e mentre ascoltavo e guardavo soprattutto, vedete, poi mi è venuta in mente una storia. Il tema del mio intervento doveva essere quanto e come un sindacato poi tra l'altro di categoria, quindi è abbastanza ristretto, possa e debba intervenire rispetto a quella che è una violenza di genere. Premetto che le detenute, chiedo scusa del termine ma cerco di essere tecnico, le ospiti delle carceri italiane sono circa il 6% della popolazione detenuta. Qualcuno poc'anzi dice perché Lombroso sostiene che le donne siano più stupide. In realtà io penso che le donne tendenzialmente, e questo è un discorso culturale non di sesso, quindi è un discorso di genere, non siano migliori degli uomini, è un dato di fatto. Non sono più furbe o più stupide, delinquono meno, sono più brave. Poi magari se arrivano ad oltrepassare, ma questo lo dico per l'esperienza che ho come poliziotto penitenziario e per le carceri che continuamente visito, Pozzuoli tra l'altro è il secondo carcere in Italia come capienza destinato alla popolazione detenuta di sesso femminile, il primo è a Roma e il femminile di Rebibbia. Dicevo, l'esperienza è tale per cui posso affermare, secondo me, in maniera comprovata, che le donne siano migliori anche rispetto alla popolazione detenuta, ma è altresì vero che una volta che i livelli di disperazione raggiunti portano persone di sesso femminile in carcere, il livello di disperazione è tale per cui poi diventa assai più difficile gestire queste persone. Quindi la convivenza del personale femminile all'interno del carcere con le ospiti di sesso femminile non è sempre facile,
Per cui poi ci sono tutta una serie anche di malattie professionali sulle quali non mi dilungo. Dicevo, l'episodio che volevo raccontare, e poi arrivo quasi subito alle conclusioni, è questo. Il sindacato si deve occupare anche, se vuole essere sindacato, di questo tipo di problemi. E noi in realtà come OSAP, come sindacato, ci eravamo anche arrivati qualche anno fa. E avevamo reso disponibile ai colleghi, soprattutto alle colleghe, un servizio gratuito, l'avevamo fatto a Roma, che era composto da questo servizio, da un avvocato e da una psicologa. Erano disponibili, quindi il collega chiamava, noi eravamo partiti dal mobbing, la storia del mobbing è un po' una cosa strana, perché il mobbing a volte è reato, a volte invece non lo è, vabbè. Era stato appena introdotto l'articolo 612 bis per quanto riguarda lo stalking, poi c'era il problema del burnout, cioè c'erano vari problemi. Premetto che delle forze armate di polizia il 50% di coloro che si recano nelle commissioni, cosiddette commissioni medico-ospedaliere, gli ospedali militari, il 50%, 550.000 addetti della sicurezza e della difesa, il 50% che ci va per malattie, per infermità della sfera psichica sono poliziotti penitenziari. E questo vi dà un po' l'idea. Tra l'altro la popolazione della popolazione detenuta, vi do questi dati così come flash perché non era questo, della popolazione detenuta arriviamo a 20 volte in più in termini di suicidi rispetto alla popolazione italiana, la frequenza, e nei poliziotti penitenziari circa 7 volte in più la popolazione ordinaria. Il dato è significativo, ma al di là di questo, dicevo, quindi avevamo istituito questo servizio. Non c'era stata inizialmente grossa risposta perché permangono, diciamo, quelle inerzie culturali di mentalità che ti portano a dire vabbè, ma chiamo perché c'è un problema psicologico, vero che il sindacato non è l'amministrazione. L'amministrazione ci è arrivata dopo, anzi credo che non ci sia proprio arrivata a dire istituiamo un servizio psicologico a fronte dei suicidi, che dell'amministrazione lo sa. Fatto sta, insomma, che più o meno stancamente a volte funzionava, c'erano i casi di stalking, c'erano i casi di mobbing che non era facile stabilire perché ci voleva il danno concreto, quindi ci doveva essere la malattia eccetera per andare poi ad entrare nel merito, burnout pure c'era, e poi c'era anche qualche caso di violenza domestica che le colleghe ci riferivano ai tecnici che avevamo reso disponibili. E a un certo punto si era sotto in prossimità delle festività natalizie, ci si saluta normalmente e ci scompare l'avvocato, l'avvocata, ci scompare, scompare nel senso che non riuscivamo più a rintracciarla, come stai, ci vediamo, niente. Passa un giorno, passano due, passano quattro, non riuscivamo a rintracciarla, passa una settimana. Lei si era recata dal marito in un paese, in una città della campagna. Il marito, noto professionista cardiologo, e un giorno mi vengono i brividi solo a pensarci, chiedo scusa. Ci telefona un nostro collega e ci dice: guarda, dice, io sono riuscito a sentirla per telefono, ma c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va e informati, vedi, noi in fondo non stavamo lì, da Roma, vedi di insistere, cerchiamo di intuire qualcosa, cerchiamo di chiamarla, cerchiamo di insistere, parte una nostra collega da Roma per andarla a prendere e alla fine decidiamo di andare dai carabinieri, ma i carabinieri dicono, beh, se non è lei che ci chiama, noi non possiamo fare niente. E allora chiamiamo il fratello e la sorella, vanno, la convincono ad aprire, la trovano una maschera di sangue, era stata percossa selvaggiamente dal marito. Ma se io dico selvaggiamente, perché io ho visto le foto, quindi poi chiaramente le hanno scattato le foto, e non voleva lasciare la casa, era come, così me l'hanno descritta, come paralizzata, ipnotizzata. Ma no, ma sì, ma ti guarda, ma hai visto come sei? Insomma, di forza il fratello e la sorella, insieme a questi nostri dottori, l'hanno tirata via. Era stata percossa selvaggiamente, chiaramente non era stato il primo episodio, perché lei aveva deciso di trascorrere le festività natalizie dai propri parenti in Calabria e il marito non voleva, portandosi il figlio. E poi c'erano stati episodi precedenti, spintoni, il classico iter che qualcuno ha descritto, no? E urla, lo schiaffo che parte, però scusami e via dicendo.
Premetto che questo fatto è accaduto tra il 2010 e il 2011. La causa ancora è in atto, credo che non si sia arrivati neanche alla prima udienza. Le lesioni aggravate, via dicendo, e questo è un altro capitolo che riguarda... Ma questa, la donna che diciamo, a cui è successo questo, era un avvocato, è un avvocato, esperta, competente. Eppure è caduta, a Roma si dice con le mani e coi piedi, nell'identico tranello del maschio, violento ma innamorato a parole. Veramente c'è stata la separazione, lei vive a Roma, è a posto. Cioè, quindi quanto è subdola la violenza? Ma poi lei, che consigliava le altre donne, le nostre donne, di comportarsi in un certo modo. Questa che vi racconto è una storia vera, non è inventata. Ma è possibile che non ti rendi conto di chi c'è, del mostro che avevi davanti? Ma addirittura vai a giustificare, nel momento in cui sono arrivati il fratello, la sorella, questi nostri due colleghi per tirarle via, quasi che lo giustificasse, no, ma è successo, non è successo niente. Come se il fatto di uscire da quella casa, chiaramente poi si è svegliata, rompesse un equilibrio, una tradizione, una mentalità, quindi avvocata, persona culturalmente assolutamente... con cultura avanzata, il marito un cardiologo, quindi stimato professionista nella città, eppure queste cose capitano e vengono accettate come se fossero, diciamo, quasi una cosa normale, ma non dalla nonna che in fondo dice che l'uomo porta i pantaloni, comanda, e non da una mentalità, ma ai tempi di oggi, più moderni. Allora io che devo dire? Si dice, diciamo queste cose le seguo, io ho una vecchia laurea in psicologia, però chiaramente ogni tanto mi interesso di queste cose, che sono le donne a rendere i figli pazzi e quindi anche violenti. E a volte è vero, nel senso che qualcuno poc'anzi parlava di presenza incombente della madre, no? A volte nei sogni questa cosa viene fuori, no? Si sogna di fare l'amore con la mamma, poi a questo tipo di sogno corrispondono determinate anche patologie, a volte sì, a volte no. E si dice anche che se la donna riuscisse ad avere un'identità propria, non soltanto un'identità sociale, ma un'identità umana propria, se i modelli passati, probabilmente i figli sarebbero meno violenti e meno impazzi, perché la violenza, ad esempio, rientra nel periodo di vita che va dallo svezzamento, la violenza o anche altre patologie, alla visione dell'essere umano diverso, no? Ci si innamora e a volte si perde la testa, oppure si rifiuta ciò che è diverso, non si accetta ciò che è diverso, non si rifiuta, scusate, e quindi si reagisce con violenza. Sicuramente è anche questo, può essere colpa delle donne, però è vero che se le donne... Tra l'altro, senza tralasciare di considerare quanto e come il maschio, il padre violento, poi renda folli e violenti i figli, questo è un altro discorso. Ma è vero che se le donne devono realizzare una realtà interiore umana che è la loro, che appartiene solo a loro, che non è legata all'identità interna, al proprio io, al proprio essere, ma è legata a un'identità che corrisponde alle differenze fisiche, morfologiche, che pure ci sono, è altrettanto vero che noi uomini, negli ambienti di lavoro come nella vita, questa acquisizione dalla parte, perché è inutile che noi, io purtroppo sarò anche uno che cerca di essere troppo concreto, ma ovviamente nella nostra società siamo ben lungi da essere uguali uomini e donne, non è il fatto che le donne possano occupare posti di potere in percentuale più o meno alta, come nel sindacato, è indubbio che i posti di potere, se potere si può trattare, sono sicuramente dati di più agli uomini e alle donne. È vero che le donne anche da noi sono di meno, perché se le recluse sono il 6%, le donne nella polizia penitenziaria sono più o meno il 5%, è ovvio. Quindi non è che ci siano tanti posti, ma è vero che esiste questa mentalità maschile che i posti di potere... nel sindacato, nel piccolo del sindacato, nella vita. Ed è vero che non c'è uguaglianza tra uomo e donna,
È inutile che ci illudiamo. Ed è vero che tanta della sofferenza che perviene al genere umano, fino nell'astrazione assoluta della violenza a cui assistiamo sui social forum, descritta dai social forum, da internet, ci perviene proprio da questo dualismo, da questa dicotomia, che non è sicuramente superata. Allora, se anche la donna, le donne, devono piano piano ad accettare, perché c'è chi dice, e concludo veramente, c'è chi dice che questo dualismo si è insorto ai tempi in cui c'era l'uomo che stava fuori, e l'uomo, o quello che era, l'ominide, era fuori dopo aver scheggiato la pietra ad ammazzare gli animali, e la donna stava dentro e stava a fare le pitture rupestri. Ad un certo punto poi la nascita dei figli, all'inizio l'uomo l'ha idealizzata perché non aveva capito il rapporto che c'era tra il sesso e la nascita del figlio, quindi pensava che fosse una germinazione spontanea, dopodiché l'ha invidiata, l'ha odiata, perché aveva questa capacità di essere creativa. Dicevo, la donna deve acquisire una propria identità vera, e gli uomini devono essere consapevoli, diventare consapevoli, che il proprio futuro, oltre che la propria nascita, dipende quanto mai, in ogni momento, da una donna vitale, vera e assolutamente consapevole della propria realtà esterna, quindi sociale, ma anche della propria realtà interiore. Grazie. Volevo giusto fare una sottolineatura che mi sembra importante. Sia ben chiaro, quando noi parliamo, lo dico da donna, lo dico da madre, lo dico da presidente, qualsiasi tipo di femminicidio e di violenza contro le donne è da aborrire. Le responsabilità sono da ambo le parti, se vogliamo cercare delle responsabilità. Quando prima parlavo di educazione, attenzione, anche questo è uno stereotipo, cerchiamo di non regalare alle madri di nuovo il vecchio stereotipo della cura dei figli, degli anziani, perché sennò non andiamo da nessuna parte. La coppia madre sana è fatta da un padre e da una madre. Le responsabilità, se ci sono, sono nel cambiare appunto questa cultura arcaica, quindi c'è bisogno dell'abbraccio di tutti. Tutto qua. Bravo. Grazie. A me invece, oltre che da donna in veste di sociologa, mi preme precisare che, sebbene ci siano voci intorno alla radice antropologica del ruolo femminile, sappiamo bene ormai assodato che ci sono assolutamente società di ordine matriarcale dove sono le donne ad essere quelle che sono proiettate al lavoro esterno, e quindi non abbiamo più nessun dato empirico che associa, diciamo così, lavoro esterno all'uomo e lavoro, diciamo così, casalingo alla donna. Questo non è, diciamo, scientificamente non lo possiamo dire, e quindi non lo diremo. Allora, abbiamo adesso, con piacere, diamo la parola alla dottoressa Lucia Portento, avvocato, insomma, alla quale va un particolare ringraziamento anche per la giornata di oggi. Tutti e ringraziare tutti i presenti, in particolare la dottoressa Sciaffi che ha reso possibile questo evento ospitandoci, il commissario comandante di reparto, la dottoressa Fortunata Paudisce, che è da qualche parte qui tra noi, e volevo ringraziare fondamentalmente tutti coloro che hanno partecipato in maniera attiva alla realizzazione. In maniera particolare la dottoressa Ciaravolo, che ci ha accompagnato quasi tenendoci per mano in questo evento, nelle varie fasi organizzative, regalandoci anche tutta la sua esperienza e tutta la sua professionalità. Oggi siamo riuniti in questa sala teatrale in un luogo particolare, in un luogo in cui vediamo varie figure che, come dicevamo prima, sono anche contrapposte come ruoli. Troviamo istituzioni, troviamo forze dell'ordine e troviamo le ospiti del penitenziario di Pozzuoli.
si è voluta fortemente questa contrapposizione di ruoli, proprio perché, l'abbiamo detto fin dall'inizio, vogliamo dare voce alle in questo caso alle invisibili o agli invisibili. Vogliamo far sì che quelle catene che molto spesso bloccano la possibilità di parola vengano spezzate, e da qui anche il tema che portiamo avanti di parole in libertà. Abbiamo parlato finora di violenza, c'è stata la dottoressa Ciaravolo che ci ha spiegato egregiamente qual è il concetto di violenza. Noi oggi siamo nella giornata del femminicidio, che è l'atto estremo di violenza, cioè la soppressione fisica della donna, appunto, è l'atto estremo di violenza, anche se ci sono vari tipi di violenza, come ci ha già spiegato la dottoressa, che vanno dalla violenza psicologica, violenza fisica e abuso sessuale, violenza sessuale. Mi preme soltanto sottolineare, senza ripercorrere le varie fasi che ci sono state già enunciate, che la maggior parte di questi tipi di violenza si manifestano nell'ambito domestico, e quindi la normale conflittualità della coppia assume poi una rilevanza penale, perché ci sono dei comportamenti che fanno sì che i vari maltrattamenti possano avere rilevanza penale, e quindi vengono presi in considerazione dal nostro ordinamento. Diciamo che la prima fase di qualsiasi tipo di violenza è proprio la violenza psicologica, perché si inizia con il primo maltrattamento, il primo insulto, il primo non apprezzamento che viene rivolto alla donna, sia nell'ambito familiare che nell'ambito poi sociale. Fa sì che la donna viene appunto annientata come personalità e viene resa quasi una cosa nelle mani dell'uomo, che può manipolare, gestire e controllare come vuole. Una donna che è soggetta a questi tipi di violenza è una donna che non ha più sicurezze, che non ha più la capacità di reagire a questi eventi che subisce in maniera del tutto passiva, ed è una donna che in virtù di queste violenze viene anche isolata, quindi non avendo possibilità di confronto non riesce nemmeno ad avere più la voglia di credere nelle istituzioni e di rivolgersi alla giustizia per poter vedere tutelati i propri diritti. Quindi è una persona che va aiutata anche empaticamente da chi gli è intorno, e che riesca a capire anche uno sguardo vuoto, è uno sguardo che non ha più nulla da dire. In Italia sono stati fatti dei passi da gigante, cioè fondamentalmente è stato fatto molto, anche se c'è ancora tantissimo da fare. La pietra miliare si è avuta con la ratifica della Convenzione di Istanbul nel 2013, quindi con questo sono state appunto rese proprie dal nostro ordinamento quei consigli che ci venivano rivolti per far sì che la violenza nei confronti delle donne assumesse una rilevanza come una violazione dei diritti umani. Quindi è stato fatto veramente tanto, con delle modifiche di urgenza del nostro ordinamento che sono state introdotte proprio nel 2013. Quella più importante forse in assoluto è la possibilità di non poter più, una volta presentata la querela, di non poter essere più ritirata, proprio per evitare che una donna che forse accanto ai propri, nonostante i figli, nonostante le paure, nonostante le varie situazioni che la intimoriscono, riesca a denunciare un atto di violenza, poi non deve essere oggetto di ricatto da parte del carnefice che richiede appunto il ritiro di una querela presentata. Sono state inasprite le pene nei confronti di alcuni tipi di reati, quali lo stalking e i maltrattamenti in genere, quando sono posti in essere dal convivente o dal compagno anche non convivente. Ci sono stati interventi che hanno portato delle modifiche sia a livello civile che a livello penale, perché è stato reso possibile l'allontanamento dell'uomo violento dalla casa familiare, questo sia a livello penale, perché oltre all'allontanamento c'è il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, ma anche a livello civile, con l'instaurazione poi degli ordini di protezione familiare. Quindi diciamo che effettivamente ci sono stati degli interventi urgenti che sono stati predisposti. È stata data la possibilità in ambito civilistico, con l'intervento proprio di questi ordini di protezione familiare, di poter prendere anche dei provvedimenti urgenti da parte del giudice, quale un sostentamento per la vittima che subisce violenza in tal senso, e la cosa più importante è che viene
viene posto in essere dal giudice, c'è questo intervento del magistrato anche in audita altra parte, quindi voglio dire anche senza aver ascoltato la persona colpevole di questi abusi. C'è tantissimo ancora da fare. Un altro intervento molto importante ci proviene proprio dal Job Act, cioè è stata data la possibilità alle donne che vivono e sono vittime di violenza di poter adire al congedo retribuito per un massimo di 3 mesi, se è unica condizione necessaria è quella di essere inserita in un percorso di protezione contro la violenza. Questo è un altro dato molto importante, perché una qualsiasi dipendente, sia di una società privata che pubblica, può avere la possibilità di andare a risolvere le proprie problematiche anche senza perdere la possibilità non soltanto del posto, ma anche senza perdere la possibilità di un sostentamento in tal senso. C'è ancora tanto da fare, sarò breve perché mi rendo conto che il tempo stringe, c'è ancora tanto da fare e credo che sia importante in questo settore la specializzazione delle varie competenze che si interessano del problema. È importante che chi affronta, chi ha contatti con queste con le donne sia specializzato in questa materia, quindi magistrati, avvocati, forze dell'ordine devono avere una vera specializzazione dell'affrontare una donna che arriva totalmente distrutta psicologicamente e fisicamente di fronte a chi raccoglie proprio la notizia di reato. C'è bisogno che ci sia tantissima informazione sia in rete a livello scolastico con dei piani delle progettualità, come diceva prima la dottoressa Ciaravolo, proprio perché oltre ad intervenire in maniera fattiva attraverso la giustizia quando il reato è stato già commesso, la cosa più importante è prevenire. Quindi ripetiamo continuamente che è importante cambiare proprio l'atteggiamento culturale nei confronti del problema, e per cambiare atteggiamento culturale dobbiamo partire proprio da chi sta creando il proprio modus pensandi e quindi si approccia poi a vivere la vita, speriamo in maniera diversa rispetto a quella che abbiamo avuto fino ad oggi. Vi ringrazio. Grazie Lucia, anche ovviamente molto preparata professionalmente sul tema, e sappiamo che insomma il tuo è un campo di intervento molto delicato. Grazie. Dunque, le ultime due relazioni, quali chiedo ai nostri due relatori del finale, chiedo 10 minuti massimo di intervento. Allora, diamo la parola volentieri adesso al dottor Mario Guarino, che è medico ospedale all'ospedale di San Paolo, del quale voglio ricordare, anche perché diciamo è particolarmente attinente con la giornata di oggi, che ha recentemente ricevuto un premio per la promozione alla pace dei diritti umani. In realtà il premio si chiamava Scuola Strumento di Pace ed era proprio un contesto particolarmente insomma significativo dal punto di vista istituzionale, perché era il foro ONU-FAO per la giornata mondiale dell'alimentazione. Esatto. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Virginia è sempre così molto attenta a questa cosa, e noi pur di farci conoscere, difficilmente tra domenica e pronto soccorso io dice portatele da noi, perché noi non abbiamo uno studio privato, non abbiamo prenotazione, non abbiamo il CUP, vengono. Ci fa piacere che il nostro percorso sia conosciuto, cosa apparentemente facile, ma non lo è, che sia apprezzato, poi fa piacere a noi per il nostro egocentrismo, ma solamente per quello, e rimane là. Noi le pazienti non le chiamiamo più così. Prima abbiamo avuto difficoltà a dire, ma come le chiamiamo? Ospiti, detenute. Si chiamano Luisa, Elvira. Paziente che lo Stato vorrebbe che chiamassimo utenti. Io sposo il pensiero di Gino Strada, medico d'urgenza, lo posso fare altrimenti. Se la sanità si trasforma in azienda, il profitto è la morte. Bravo. C'è poco da fare. Bravo. E allora non sono pazienti, non sono utenti, sono Luisa, Maria. Prima c'erano due Luisa, perciò mi ricordo Luisa, è stato Luisa, Luisa, è stata una ripetizione. Devo ringraziare Marco Salerno, voi direte ma chi è? È un pazzo, è un infermiere folle secondo me, che disegna benissimo i manga della medicina d'urgenza, e quando mi è sorta l'idea, ma facciamo un logo per il nostro percorso rosa, no? Ci riconosciamo con una maglietta, con un logo. Allora vado dal pazzo e dico, Marco, tu che sei pazzo, mi disegni una cosa per il percorso rosa? Allora, non lo so fare,
non so manco che cosa fate, e ora te lo spiego, perché poi lo devi dire che facciamo. Noi tuteliamo le donne, vengono da noi e mi serve qualcosa. Ci ha messo 2 giorni, ha fatto questo bellissimo disegno in cui vedete la donna non c'ha il volto, la perdita dell'identità è il minimo comune denominatore delle donne che vengono da noi. C'hanno i limiti, a volte si vedono, a volte no, dai quali però c'è il fatto che sono venuti da noi, parte l'arcobaleno, che vuol dire probabilmente un futuro migliore. L'abbiamo portata in giro, ci è invidiata in tutta Italia, stiamo a Napoli, le cose che sembrano facili diventano 10 volte più difficili, lo sapete meglio di me, e di questo ne andiamo orgogliosi. Il nostro lavoro, queste sono le stanze dove le donne vengono, al triage. Il triage è quel bancone dove si stabilisce la priorità di accesso in pronto soccorso secondo la priorità di intervento, no? Non serve a ridurre i tempi di attesa, serve a dare il percorso giusto alla persona giusta. Bene, tutti gli infermieri sono formati per accogliere le donne che vengono accolte da sole. Se c'è un accompagnatore maschile viene allontanato dalla guardia giurata, se c'è un'accompagnatrice femminile viene identificata. Dove? Ospedale San Paolo Napoli, via Terracina 219. Fuori io. 80 gente. Una volta che la donna viene, viene assegnato il codice di priorità, che non è diverso dai codici di triage. Noi abbiamo subito allontanato a noi l'idea del codice rosa, perché il codice rosa non è un codice di priorità, è un codice di motivo di accesso, e quindi violerebbe la privacy, che in questo caso è particolarmente delicata, e non darebbe la giusta attenzione alla priorità. Quindi viene dato il codice verde, viene dato il codice giallo, viene dato il codice rosso. Non viene mai dato il codice bianco, perché il codice bianco espone al pagamento del ticket. Nel caso di violenza di secondo l'accordo con la regione abbiamo eliminato il codice bianco. Dopodiché, se la violenza è di tipo psicologico, non utilizzate mai il termine solo psicologico. I danni che fa la violenza psicologica non la fa nessuna violenza fisica. E la violenza psicologica c'è sempre in ogni, è come il sale, in ogni tipologia di violenza. Perché se a me mi picchiano, ma non è pure violenza psicologica, è possibile, c'è sempre. Se è violenza psicologica senza violenza fisica, viene accettata la paziente nell'ambulatorio medico col bollino rosa, che rimane sulla scheda di triage, quindi è un codice verde, ma col bollino rosa, perché accende il percorso e fa scaturire nell'operatore sanitario, bruttissimo come te, nel medico e nell'infermiere, fa accendere un organo. Che sono le orecchie, perché se viene uno con un problema cardiaco c'è l'elettrocardiogramma, c'è il fonendo, queste donne vanno ascoltate, questo è lo strumento, questo è l'esame che bisogna fare. Va fatta una procedura che noi chiamiamo oracentesi, che non esiste, che se c'è del liquido nel cavo pleurico facciamo la toracentesi, se c'è del liquido nell'addome facciamo la paracentesi. Se queste donne hanno bisogno di versare fuori pensieri, parole, emozioni, racconti bruttissimi, si fa l'oracentesi e si cerca con... La comunicazione non è facile. Se voi chiedete a un medico di medicina, un medico durante il suo corso di laurea quanti corsi ha fatto di comunicazione, vi dirà 0, eppure il nostro lavoro è front office per definizione. Questo è il reparto in basso a destra di osservazione medica, dove ricoveriamo le donne che riteniamo essere particolarmente esposte al rischio terminale, che è il femminicidio, perché il nostro grosso problema è stata la formazione degli operatori. Diciamoci la verità, il medico d'urgenza in questo momento vive, dal punto di vista sempre dell'egocentrismo, un momento felice, c'è IAR, se andate sui vari canali ci sono questi medici bellissimi, Giorgio Bruni da noi non ci sta, e quindi far convincere un medico d'urgenza che deve trattare l'arresto cardiaco, l'infarto, l'ictus e quant'altro, ascoltare una donna che dice mio marito mi ha chiamato stronza, non è facile. Abbiamo dovuto fare un grosso lavoro prima su di noi, e di questo dobbiamo dire grazie alle psicologhe che ci sostengono. Abbiamo fatto un percorso con le psicologhe capeggiate da Elvira Reale, e una volta che abbiamo ascoltato, visitato, perché poi il nostro compito è anche quello, facciamo lo strumento fondamentale che è il referto. Sul referto scriviamo tutto quello che ci viene riferito dalla donna. La signora racconta, la signora riferisce, e raccontiamo quello che ci dice la donna, mettendo l'attenzione sulle modalità. I magistrati con i quali collaboriamo ci chiedono molto spesso di fare le foto e i video dopo opportuna informazione della signora, perché far vedere che il racconto è interrotto da singhiozzi, che il racconto è difficile
da tirar fuori, bene, al magistrato serve, è uno strumento utilissimo. Il percorso rosa si compone di varie parti, quindi il nucleo è il pronto soccorso. Perché? Lo capirete bene. Non più di 3 mesi fa abbiamo visto una donna, moglie di una guardia giurata, ma alle 3 di notte chi l'ascoltava? L'unico momento in cui poteva lasciare casa per venire a chiedere aiuto quando il marito era di turno. Il pronto soccorso è aperto 24 ore al giorno, il sabato, la domenica, il 31 dicembre, il 15 agosto, quando volete, non c'è problema. La nostra arroganza ci fa dire che siamo l'unico faro della notte, non perché diamo luce o quant'altro, perché non c'è niente da fare, è l'unica ancora, poi molto spesso non riusciamo a dare risposte, però siamo aperti, questo sicuramente. Questo è lo strumento, come vedete, il referto, che poi abbiamo modificato man mano che siamo diventati, tra virgolette, più consapevoli dei numeri che stavamo raccogliendo. Oltre al pronto soccorso c'è il pronto soccorso ginecologico per la violenza sessuale, ma la paziente rimane in carico al pronto soccorso, e poi c'è la pediatria per la violenza assistita, per i bambini che assistono alla violenza, perché per la violenza fisica e sessuale ai bambini c'è il Santo Bono, che è il presidio di riferimento. Zona collinare, non mi ricordo la via, però la possiamo procurare, la via restante. Allora, questo è il nostro percorso, praticamente, vedete poco perché è anche molto strutturato, ma non vi voglio annoiare. Faccio così. Ok, questo è un esempio di referto psicologico, perché il segreto del sistema sta nella doppia refertazione: referto medico con descrizione delle lesioni psichiche e fisiche, e poi referto psicologico con la descrizione proprio attraverso gli strumenti. Io non sono esperto, sono un medico, non sono uno psicologo, che fa il laboratorio delle psicologhe, vengono il martedì e giovedì mattina in sede all'interno dell'ospedale del percorso rosa, per gli altri giorni li spostiamo sul territorio. Abbiamo utilizzato uno spazio ridicolo di pochissimi metri quadri, che quando ristrutturiamo il pronto soccorso volevamo per la comunicazione della morte. Il pronto soccorso si muore, attenzione, è un evento atteso nella statistica fredda di qualunque pronto soccorso. Il comunicare la morte è una procedura dolorosa, e se non fatta in maniera adeguata, con la cosiddetta sedazione procedurale, con le giuste parole, quei pazienti, tra virgolette, a cui abbiamo dato la notizia, che sono i familiari, rientrano nel pronto soccorso per sincope, per crisi ipertensiva, per ischemia, per angina e quant'altro. Quindi la comunicazione della morte, dell'evento luttuoso, va fatto con delle tecniche di comunicazione che abbiamo imparato. In questa stanza, che è la stanza della comunicazione della morte, era così, abbiamo messo lo sportello rosa, abbiamo messo il percorso rosa e l'abbiamo reso meno ospedale, perché le donne che vengono, molto spesso vengono con i bambini, hanno bisogno di determinate cose. Per esempio, abbiamo messo un pesciolino che nessuno voleva in ospedale, ce lo siamo pigliati noi, si chiama OM perché faceva parte dell'osservazione medica, non perché è OM. L'abbiamo reso un pochino più colorato, tutta a nostre spese, abbiamo fatto la colletta, abbiamo comprato i mobili da Ikea, tanto per essere chiaro. Abbiamo messo le caramelle. A me sembrava normale, anche nei negozi, no? Trovi le caramelle sul bancone, eccetera. E poi mi hanno spiegato questo significato recondito dell'accettare la caramella dalla persona conosciuta questa volta che ti ha preso in carico, che significa condividere qualcosa di dolce e di piacevole. Vado avanti su che cosa è il percorso rosa. Diciamo che noi siamo al centro, tra il territorio, che sono i centri antiviolenza, che drenano le forze dell'ordine, che drenano questi bisogni e li mandano da noi, e poi c'è il supporto, che è quello legale della magistratura, ma poi c'è anche il supporto psicologico, non è più diagnostico, non è il referto, è l'accompagnamento della persona che ha chiesto aiuto. Questi sono i nostri numeri. A maggio abbiamo aperto al Cardarelli, ecco perché nel 2015 probabilmente ne stiamo vedendo meno. Probabilmente perché ci rifacciamo anche ai dati Istat, come diceva giustamente Virginia Ciaracolo, però è anche vero che parte delle donne che prima venivano da noi adesso stanno andando al Cardarelli, c'è sempre il virale al Cardarelli, quindi se facciamo la somma, tutto sommato siamo come nel 2014. Quella riga che vedete in basso sono le consulenze, perché non tutte le donne poi hanno il coraggio, la forza, o manca a noi la capacità di coinvolgerle, di affrontare il percorso, per cui chiedono la consulenza, chiedono informazioni, però poi non entrano nel percorso, tra virgolette, non denunciano. Questi sono i numeri dal 2009 al 2014. La fascia d'età, non c'è niente da fare, tra i 25
e i 55 anni, che poi è l'età fertile, molto spesso corrisponde all'insorgenza della prima gravidanza, là comincia a prendere corpo la violenza, quando si sottraggono attenzioni al partner, fino all'età della menopausa, che rappresenta un altro problema, un altro scoglio da affrontare. Stato civile, è ovvio che la persona che ha un rapporto, che ha un legame, è quella più esposta, quindi le coniugate, le separate, le conviventi rappresentano la fetta più grossa. Questo ci ha sorpreso, perché vedere l'11% delle persone che vengono da noi laureate vuol dire che veramente è trasversale la violenza. E probabilmente questo grafico è falso, perché verosimilmente chi ha, scusate il termine, ma un substrato socioculturale più elevato, probabilmente ha maggiore difficoltà a venire al balcone del triage del pronto soccorso a raccontare i fatti propri, i fatti delle proprie pareti domestiche. Allora probabilmente quell'11% è veramente falso. L'occupazione, è normale che la dipendenza economica espone al rischio, non sempre. 2 mesi fa abbiamo visto una manager, una donna che ha un'azienda a Casandrino, che è venuta da noi, ricca, benestante, che non riusciva a sfuggire alla violenza. Anche questo grafico è falso, cioè che è falso, è proprio nostro. Il percorso rosa, lo sportello rosa, è aperto anche a Loreto Mare, dove chiaramente il territorio su cui insiste è totalmente diverso. È vicino al porto, vicino alla stazione, dove gli stranieri sono molto più numerosi. Lasciamo perdere le difficoltà con cui funziona, c'è meno attenzione da parte dei medici del pronto soccorso, per cui quel progetto va certamente rivisto e rivalutato. Però io mi aspetterei un grafico totalmente diverso, premesso che io non ho mai visitato un cinese, premesso che probabilmente le donne musulmane hanno molte più difficoltà a venire in pronto soccorso e credo non le vedremo mai, insomma, ma questo grafico è veramente solo del San Paolo. Non c'è niente da fare, la cozzina è in casa, c'è ragione, c'è poco da fare. L'autore della violenza è tra le quattro pareti domestiche, da noi. Magari in America c'è lo stalker, c'è il cyberstalker, che da noi non è ancora arrivato, insomma sono pochissimi i numeri, ma la vittima conosce il proprio aguzzino, non c'è niente da fare, dalle nostre latitudini. Tipologia, vedete, è questa, noi ci stiamo occupando anche di mobbing e di stalking, stalking è la persona conosciuta, e poi questo è il nostro lavoro, percepire il rischio. Sul referto va sempre messo, quando ci sono, le minacce di morte. Attenzione, non esiste femminicidio che non è stato preceduto da minacce di morte. Esiste femminicidio che non è stato preceduto da violenza fisica. Pensate agli stalker, per esempio. Ma le minacce di morte ci sono sempre. La percezione del rischio che noi paragoniamo al dolore cardiaco. È lui che sa quanto gli fa male. Io devo saper raccogliere questa percezione del rischio. E poi gli indicatori di rischio, la violenza in gravidanza, ma soprattutto le mani al collo. Perché, ritornando alla storia dell'uomo delle caverne, uccidere con le mani si fa utilizzando il collo. Noi medici d'urgenza ragioniamo per priorità. I problemi vitali stanno nella A, l'ostruzione delle vie aeree, il bambino che soffoca con bocconcini di mozzarella, pure in pochi minuti, pochissimi rispetto a un problema di B di respiro, rispetto a un problema di C. Le mani al collo significa uccidere senza niente in poco tempo, e quindi vuol dire che il livello di rischio è molto alto. La violenza di genere è trasversale, attenzione, c'è tutto il mondo, è universale, se ne stanno accorgendo i medici del pronto soccorso, perché da noi vengono, stanno sviluppando dei protocolli di assistenza, così come per intercettare i problemi del maltrattamento negli adolescenti, perché i bambini vanno al santo buono, gli adulti vengono da noi, gli adolescenti, chi li sente gli adolescenti, come va raccolta la loro sensazione di malessere, che non è semplicissimo, molto spesso viene sottovalutato. Questi sono i dati Istat di cui parlava la dottoressa Ciaravolo. Io non sono confortato da questi dati, no, sembrano tutti in discesa. Se vedete, la violenza fisica e sessuale nell'ultimo decennio si è ridotta e quant'altro, però vi invito a vedere l'ultima colonna sulla destra. Le donne che si rivolgono ai centri antiviolenza, di quei 7 milioni, sono il 4,9% ed è in salita, ma sono pochissimo. Su 7 milioni, manco il 5%, ancora troppo poco, c'è tanto da fare.
e dobbiamo fare. È sempre al centro la violenza psicologica, poi tutto il resto, la violenza economica per esempio, che viene sottovalutata, non mi dà quanto mi dovrebbe, non so come ad andare avanti, dicono le donne, è importantissimo. Al centro c'è sempre la violenza psicologica. La Campania, sempre regione, insomma, si parla sempre, c'è una legge regionale sulla violenza di genere, c'è una legge che identifica noi come formatori in ambito regionale, e quindi i centri antiviolenza e i percorsi rosa nei vari pronto soccorso vanno aperti. Adesso per esempio apriremo Castellammare, probabilmente apriremo Torre del Greco se non chiude. E poi abbiamo fatto un'altra cosa, siamo pochissimi in Italia per il protocollo di intesa con l'ASL, con i magistrati, abbiamo un pool di magistrati, poi ci vogliono sempre le persone, le cose vengono fatte dalla volontà delle persone. C'era un magistrato che si chiama Beatrice, quando abbiamo cominciato, che era particolarmente illuminato e ha voluto questa cosa, perché si è accorto che gli strumenti che noi davamo, cioè i referti, erano fondamentali per il suo lavoro, cioè era una prova che se fatta bene era importantissima. Quando le donne vengono e ci fanno vedere i selfie delle lesioni che noi non vediamo più, li raccogliamo, li mettiamo su DVD, adesso attraverso posta certificata li comunichiamo. Per il magistrato è una prova fondamentale, così come le registrazioni audio. E in Italia ci sono solo 2-3 centri che hanno il protocollo d'intesa con la magistratura, attenzione. I problemi? Mica è tutto così rosa, mi giuro. Che noi problemi li abbiamo avuto, perché convincere i medici che d'urgenza, che mentre fanno questo, mettono per esempio un pacemaker in pronto soccorso e quindi sono impegnati e l'adrenalina a mille perché stanno facendo una cosa che salva la vita, no? E che è importante, sono formati per fare questo, poi devono spegnere le mani e accendere le orecchie e la bocca in un primo momento per raccogliere il riferito, in un secondo momento per attivare subito la resilienza, perché la donna, un pochino come il paziente che viene con l'intossicazione alcolica, il momento euforico, poi va in depressione. Allora in quel momento bisogna dare lo strumento giusto, quindi prima l'accoglienza, l'ascolto e poi la resilienza con le parole. Non è idea nostra, noi abbiamo detto, ma noi ci conviene fare questo percorso rosa, ci pagano di più? No, non ci pagano di più, però ci dovrebbero pagare di più per altre cose, non certamente per questo. Ci siamo resi conto che ci conviene, perché poi queste donne vengono da noi con il famoso codice verde, che è il più difficile, perché il codice rosso è facile, è grave. Il codice giallo è facile, sta per diventare grave. Il codice verde può essere tutto o nulla. Non più di un mese fa io ho visitato una ragazza che è venuta 12 volte da noi, a registro elettronico, per dolore addominale. Ecografia addominale negativa, esame obiettivo negativo, esame ematochimici negativo, e solo all'ultimo abbiamo capito che c'era una violenza del genere da parte del fidanzato, immessa nel percorso rosa, non c'è più venuta da noi. Allora, se la vogliamo mettere in termini cinici, ma compito del medico è anche quello di fare prevenzione, giusta diagnosi, stiamo facendo nient'altro nel nostro lavoro. Io sono consigliere nazionale della SIMEO, adesso decado perché non sono più ricandidabile, e sono consigliere regionale. Al congresso nazionale dell'anno scorso a Torino io ho voluto una tavola rotonda che mettesse insieme le varie esperienze regionali, perché il centro di riferimento nazionale per l'antonomasia è Grosseto, e vi ricordo è grande quanto Afragola, è facile fare una task force che funziona, a Napoli è tutto molto più complicato. Beh, vi garantisco che in questa città con le sue problematiche abbiamo fatto anche bella figura, anche grazie alle caramelle. E come abbiamo vinto due bollini rosa nel 2012-2013, abbiamo vinto anche quest'anno il 16 dicembre c'è la presentazione a Palazzo Chigi, che significa quella medaglia, nient'altro, che dà un'istituzione come l'ONDA, un'istituzione ministeriale collegata al Ministero della Salute, agli ospedali che hanno particolare attenzione nei confronti delle donne. Questa è la lettera di invito per il 16 dicembre. Poi noi facciamo una campagna che si chiama Settimana del Pronto Soccorso, scendiamo per strada, spieghiamo ai malati e ai futuri malati, a chi auguriamo non verrà mai da noi, guadagniamo di più noi perché lavoriamo meno e ci guadagna chi sta bene, come funziona il pronto soccorso, come ci alleniamo, che facciamo, e quindi riceviamo anche le donne, quindi ci facciamo pubblicità. Abbiamo invitato il sindaco, che ci è venuto, è stato contentissimo, gli abbiamo regalato la maglietta, lo rinviteremo, non so se lui o un altro, noi non ha importanza, non è importante che ci conoscano le istituzioni. Solo questo. Scusi, e poi ho finito. Okay. È l'ultima diapositiva. E poi a marzo probabilmente andremo in scena con una commedia scritta con le psicologhe, con una giornalista che si chiama Giuliana Covella, che ha scritto un libro su 10 femminicidi a Napoli, Fiore come me, che si chiama Male a femmina. Non so se riusciamo a metterle in scena, perché a Napoli è sempre tutto difficile, ma se la mettiamo in scena siete tutti invitati. Grazie.
speriamo che anche noi, Virginia, con il nostro contributo riusciamo a mettere le caramelle, che bella metafora. L'ultimo relatore, e quindi che conclude la giornata di oggi, abbiamo con noi il responsabile dell'area trattamentale della Pozzuoli, Maurizio Consolino, al quale cedo la parola. Grazie, io prometto che sarò veramente brevissimo, farà piacere soprattutto a me. Saluto tutti gli ospiti che sono qui convenuti in questa giornata, che più volte è stato ribadito e ricorda le violenze che molte, troppe donne subiscono. Io avevo recuperato una statistica giusto per evidenziare un dato importante, un rapporto della Everest sul femminicidio. Nel 2014 le donne uccise sono state 152 e ben 117 di loro sono state assassinate in ambito familiare. Il dato diventa ancora più sconcertante se si considera che il tutto rappresenta il 32% delle vittime totali registrate. La moderatrice mi ha presentato come responsabile dell'area trattamentale e questo è sicuramente un dato di fatto. Per me piace essere, mi piace, come dire, riconoscermi come un primus inter pares tra i miei colleghi, non primus perché sia il più titolato, il più bravo o il più informato, ma semplicemente perché sono il più vecchio. Dico questo perché sono 34 anni che ricopro questo ruolo e ben 27 che sono qui a Pozzuoli. Mi sarà facile immaginare in tutti questi anni quante sono state le esperienze che ho maturato sull'argomento. Io quando sono arrivato qui a Pozzuoli, proprio letteralmente catapultato, mi sono reso conto di essere entrato in un universo di donne dove tutto era declinato al femminile. E ho scoperto, devo dire, un mondo, non dico che mi era sconosciuto, ma che certamente non avevo approfondito, un mondo di straordinaria intelligenza, di grande preparazione, di sensibilità, di forte intuito, però come tutte le cose belle anche estremamente delicato, vulnerabile e fragile. Mi ricordo per esempio le confidenze che mi facevano le colleghe di un tempo quando faticavano per convincere i propri compagni del ruolo che svolgevano come operatrici penitenziarie o capire le difficoltà che le mie amiche colleghe della polizia penitenziaria affrontavano quando per ragioni di lavoro dovevano affrontare turni festivi e notturni con grave pregiudizio per gli impegni familiari e per il loro ruolo di madre, ma soprattutto evidentemente ancora di più quando in tutti questi lunghi anni ho trovato sulla mia strada le tante Luise, le tante Marie. Io ho incontrato praticamente figlie che sono state violentate dai propri genitori, che sono state maltrattate, che sono state rese schiavi. Ho incontrato mogli che sono state vendute dai propri mariti a uomini senza scrupoli. Ho incontrato mamme che sono state violentate, maltrattate, picchiate dai figli perché avevano bisogno del denaro necessario per procacciarsi la droga. Io ho conosciuto donne che sono state costrette alla prostituzione da malfattori o che costrette a prostituirsi perché dovevano sopravvivere. E sulla loro strada i clienti che incontravano, fatti inenarrabili che, voglio dire, mortificavano ancora di più la loro femminilità. Io so che mi sarà difficile immaginare, ma le donne che ho incontrato portavano sul fisico ferite evidenti, permanenti, ma vi assicuro che quelle che non si vedono, quelle che erano nascoste, che deturpavano il loro cuore, erano ancora più profonde e dolorose. Io dico semplicemente che queste donne, molte di loro che ho incontrato per la mia professione, forse avevano un destino, come dire, ineluttabile, doveva essere quello. Per la donna io ho invece un rispetto eccezionale. Chiudo e quindi recupero il tempo prezioso facendo allusione soltanto ad un'esperienza personale, forse per tutto questo lavoro che in qualche misura mia marito è più di necessario, torno a casa dopo 35 anni di matrimonio, può capitare di avere qualche diverbio con la propria.
È successo recentemente, qualche tempo fa, io per farmi perdonare decisi di donare a mia moglie una pergamena sulla quale avevo fatto incidere e stampare una frase. Il bigliettino che l'accompagnava diceva semplicemente: io l'ho sempre saputo. La frase era questa: la donna nasce dalla costola dell'uomo, non dalla testa per essere superiore né dai piedi per essere calpestata, ma dal lato per essere uguale, sotto al braccio per essere protetta, vicino al cuore per essere amata. William Serpi. Grazie. Ha coinvolto alcune donne, speriamo. Speriamo di poterne, no, sfilare a questo destino ineludibile altrettante. Grazie, ringraziamo anche le ragazze dell'alberghiero Isis, dei medici di Ottaviano in provincia di Napoli. Consegniamo, ecco, le targhe ai presenti. A tutti i relatori. Nostro omaggio. Certo, perché sono un grande figlio.